Siamo ad Abano Terme, in provincia di Padova, nell'ambito dell'evento Cioccoliamoci alle Terme e siamo lungo il Viale delle Terme, quella che è la via più antica della città. Asfaltata nel lontano 1936, costituiva allora ed anche adesso l'unico collegamento fra la città e la zona termale. E da qui, per i cittadini e gli ospiti di Abano, parte la 3 giorni di Cioccoliamoci alle Terme, le 3 giornate più golose dell'anno. L'idea della stecca di cioccolato più lunga d'Italia è nata qui, lungo il Viale delle Terme, da una chiacchierata tra commercianti ed albergatori del Viale, quindi quasi per gioco, per poi essersi trasformata in un'iniziativa unica, degna del riconoscimento del Guinness dei primati. E quest'anno, grazie alla professionalità e all'estro del nostro maître chocolatier Johan de Jager, la stecca di cioccolato fondente belga sarà lunga ben 29 metri, quindi un metro in più dell'anno scorso. E naturalmente poi tutti assieme la potremo degustare. Io sono belga, sono arrivato qua per amore, sono sposato con una ragazza aponense e mi trovo veramente bene in questa bellissima città. E sono molto onorato di essere stato chiesto di fare questa stecca di cioccolato. Useremo un cioccolato belga, pensiamo di avere bisogno di una 31 kg di cioccolato. Lo dobbiamo temperare a una temperatura di 31 gradi per avere un ottimo risultato sia di bontà, sia di bellezza, sia di croccantezza. Non sono da solo, mi faccio aiutare da un altro collega maître chocolatier che si chiama Claudio Trivelato, lui è italiano, anche lui ha un'attività qua nel Padovano ed è stato molto gentile a darci una mano. Siamo molto contenti anche della gente che è venuta a vederci. Credo che magari ci vogliono anche ringraziamenti agli organizzatori che sono i commercianti e gli albergatori del Viale delle Terme e ringraziamo il sindaco signor Luca Claudio qua presente e anche l'assessore Claudio Benatelli che organizza magnificosamente tutti questi eventi. Beh, io ritengo che sia doveroso innanzitutto ringraziare chi ha lavorato e veramente sono degli artisti, sono artisti della materia, quindi io credo che sono proprio dei maestri a tutti gli effetti. È un valore aggiunto per la città di Abano Terme. La cosa sicuramente interessante e piacevole è che non solo si sono raggiunti dei record a livello internazionale, ma che sono stati condivisi con la comunità, la cittadinanza e gli ospiti tutti. Siamo al terz'ultimo incontro, questo appunto Cioccoliamoci alle Terme, ne mancano altri due, la Notte Nera e il Natale alle Terme e quindi avremo completato i 10 eventi che nell'anno 2012 ci eravamo prefissati assieme a tutte le categorie economiche.
È con immenso piacere che come assessore al turismo della città di Abano Terme vado a definire questi tre giorni che sono stati tre giorni con Cioccoliamoci alle Terme, tre giorni importanti, tre giorni che hanno visto tantissimi turisti visitare le nostre terme e assaggiare il cioccolato. E abbiamo cercato di allietare i nostri turisti con i maestri artigiani che hanno presentato tutti i loro prodotti, rendendo la felicità che è anche piacevolezza e che endorfine e gioia con il cioccolato alle terme del gusto, il gusto del benessere e il gusto dello star bene.